Ammontano ad oltre 1.100.000 euro i fondi destinati dalle regioni alle società abruzzesi che hanno organizzato importanti eventi sportivi negli ultimi anni. Grazie ai fondi europei e nazionali, ha affermato l'assessore regionale allo sport Carlo Masci, la regione ha potuto assegnare i suddetti contributi a 39 società sportive. Si va dagli 80.000 euro assegnati per il beach golf sul lungomare pescarese ai 40.000 euro per l'edizione 2012 di Ironman 7.3, la Final 8 di Serie A di calcio a 5. Per il 2013 e il 2014 si è vista assegnare ben 120.000 euro. Sì, noi siamo riusciti a intercettare questi fondi per la coesione, gli ex fondi FAS, con una linea dello sport per 7 milioni e mezzo di euro. Oggi escono le graduatorie che riguardano le iniziative, le manifestazioni sportive fatte sul territorio abruzzese dal 2010 al 2014. Le andremo a finanziare, le stiamo finanziando per oltre 2 milioni e mezzo di euro. La graduatoria che esce oggi premia le prime 34 iniziative, ma a seguire si arriverà fino a circa 90-100 iniziative che saranno finanziate. Un bel risultato, una grande boccata d'ossigeno per lo sport abruzzese. Teniamo conto anche che a brevissimo, entro settembre, usciranno anche le graduatorie che riguardano l'impiantistica sportiva per un totale di 7 milioni e mezzo di euro. Siccome queste iniziative e l'impiantistica sono tutte finanziate al 50%, vuol dire che sul territorio arriveranno a brevissimo 15 milioni di euro che riguarderanno lo sport abruzzese. Quindi un risultato, credo, di tutto rispetto in un momento di grande crisi, soprattutto perché siamo stati in Abruzzo gli unici in Italia ad utilizzare i fondi per la coesione e per lo sport. Nessuno ci aveva pensato, nessuno ha ragionato con il CIPE sul fatto che lo sport potesse essere sviluppo economico. Noi eravamo convinti di riuscire a convincere il CIPE, ci siamo riusciti, siamo usciti subito con i bandi, con le graduatorie, e oggi l'Abruzzo ha questa somma importantissima per il mondo dello sport in un momento di crisi come questo, che sicuramente era inaspettato.